E ci siamo, bentornati, buonasera, belli puntuali. Stiamo cercando di collegarci con Siusi, quindi gli diamo ancora qualche secondo, qualche minuto. Nel frattempo il nostro staff la sta chiamando, stanno cercando in qualche modo di dargli una mano. Mesbet in regia, mi fa piacere vedere già tanti di voi collegati per quello che se riuscissimo, sarà a tutti gli effetti la quarta puntata con Siusi Belli. Quindi apriremo anche la playlist direttamente con lei. Bentornati, ben ritrovati. Fateci sapere se vi arrivano anche le campanelline, le notifiche, se vi arriva. Questa sera ci siamo, 25 settembre 2023, per chi ci segue live sia YouTube che Facebook, e direi che piano piano possiamo entrare anche nel vivo dell'argomento. Quindi mi fa piacere, io direi anche una bella cascata di home iniziale in chat, parleremo in qualche modo delle origini dell'uomo. Ci tengo anche ad ascoltare quello che è il punto di vista di Siusi, anche con tutti i suoi numerosissimi viaggi e in qualche modo la prospettiva che gli è stata data. Lei stessa ci ha raccontato di come, anche attraverso consigli, per esempio di Giorgio Cerqueti o di altre persone, lei sia andata proprio a conoscere Sitchin. Sitchin gli abbia in qualche modo dato l'ispirazione e la voglia di approfondire, di saperne di più, a proposito di quelle che sono le origini dell'uomo. Gli diamo qualche minuto, ma nel frattempo voglio anche ricordare che questo tipo di discorso lo abbiamo già affrontato sotto tanti punti di vista, sotto tante prospettive. Sicuramente ci ha colpito anche una puntata internazionale che ho fatto, che è quella con Michael Tellinger, non so se l'avete vista, in cui si racconta di come ci siano state tracce nelle miniere in Sudafrica e di tutta una serie di correlazioni con gli Anunna o gli Anunnaki cosiddetti e con il cibo degli dèi, tutta una serie di tracce. E io su questo, da qui vorrei partire questa sera, perché effettivamente guardando anche la conformazione di quello che è la Terra, inteso anche come regno, c'è sicuramente un'immagine che colpisce, come per esempio Avatar, in cui c'è questa razza nativa, i Na'vi, che vengono in qualche modo invasi da quello che in quel caso è l'uomo, sono esseri più piccoli, più bassi, che arrivano e fanno anche strani esperimenti, si vanno in qualche modo a infiltrare tra i Na'vi, portano tutta una serie di macchinari e di armi. Perché? Perché la vera ricchezza di Pandora è questo enorme giacimento di questo minerale preziosissimo che giace sotto questo enorme albero, che è il riferimento sacro per la spiritualità di questi Na'vi. Ecco, e quindi l'uomo prima in qualche modo prova a dissuadere i Na'vi, prova a spostarli, dopodiché parte una vera e propria guerra per andare a prendere questo minerale preziosissimo, che è la ragione stessa per tutta quella spedizione. Quindi nel film Avatar si scopre che Pandora viene in qualche modo invasa proprio perché c'è questo giacimento. E i parallelismi con quello che è la Terra, in questo caso, devo dire, sono molteplici. Quindi cerchiamo di capire in qualche modo come possa trovare anche dei riferimenti, ma proviamo a pensare, mentre ci dicono 69.900, quindi grazie di cuore, Ayn, proviamo a pensare alla conformazione. Proviamo a pensare anche a tutte le leggende che raccontano che la Terra sia piena, piena di cunicoli, di vie sotterranee, di grotte, come se fo ci fosse stato un tempo in cui era un enorme cantiere, un'enorme miniera, continui sfruttamenti di giacimenti, di risorse minerarie, pensiamo, ma basti pensare per esempio all'oro,
su questo è una vera fissazione. Grazie di cuore Lucia Buzzi, che è abbonata con noi per 17 mesi. Ah, 69.600, comunque, anche quello è indicativo. Siamo quasi vicino a 70.000, ci informa Eine. E questa fissazione per l'oro, fra l'altro anche oro come metallo, come, diciamo così, materiale ad alta conduttibilità, quindi un materiale, un metallo che è fondamentale non tanto come metallo prezioso, ornamentale, quello è venuto dopo, era importantissimo probabilmente per l'uso tecnologico che si faceva dell'oro. E le leggende dei primi uomini, o abbiamo affrontato anche in qualche modo l'origine di alcune tipologie di uomini. Sapete che, detto un po' fra le righe, io non credo in un'unica origine umana. Penso che varie civiltà abbiano ognuna di queste lasciato una traccia, perché ognuna di queste arriva qua per qualche ragione, dopodiché ha comunque bisogno di una sorta di manodopera. Quindi l'origine del genere umano, ma inteso inizialmente come schiavo, e questo lo si può trovare in tanti miti, e soprattutto con sugli Anunna si parla degli Gigi, questi Gigi che a un certo punto accade una sorta di rivolta sindacale, decidono di non lavorare più per questi Anunna, e allora si giunge a un compromesso. Il compromesso è questa sorta di ominide, quindi grazie anche a Eine che mette anche la sveglia per la nostra puntata, e grazie di cuore a Tamara Boldoni come nuovo membro, quindi veramente grazie di cuore ai nuovi abbonati. Questo ominide viene in qualche modo migliorato come una sorta di OGM, e inizialmente come lavoratore. Ma questo, se pensate anche a tutte le politiche in cui, per esempio, anche in epoca recente, se andiamo indietro di un secolo, c'è stata una sorta di colonizzazione, anche più di un secolo. Pensate per esempio a quando si è dovuto popolare in fretta tutte le politiche per far figliare il più possibile, e la ragione, lo dicevano anche i governi senza troppi giri di parole, era: servivano braccia per l'agricoltura, servivano braccia per il lavoro. È interessante questo. Quindi noi stiamo parlando di storia antica, di origini dell'uomo, ma sulla terra i maggiori momenti in cui si è dovuto popolare anche in maniera velocemente, perché in alcuni periodi della storia dell'umanità c'erano veramente pochi individui, e per popolare ampie zone, secondo me, anche qualche stratagemma è stato usato. Questo lo troviamo anche, per esempio, nei poemi epici indiani, in cui si parla proprio a un certo punto di clonazione, di fecondazione assistita, proprio di embrioni che, messi in uteri artificiali, in qualche modo sono stati moltiplicati. E se andiamo a vedere, per esempio, in Star Wars, l'esercito dei cloni, non si è inventato niente, Lucas. La descrizione esatta compare nei poemi epici indiani di migliaia e migliaia di anni fa. Quindi questa sorta di pratica, in alcuni momenti l'umanità ha dovuto popolare velocemente, spesso per ragioni che non sono proprio spirituali. Ecco, questi li chiameremo dei solo all'inizio, poi non va fatta confusione. Sono stati chiamati dei, ma solo perché erano in qualche modo più forti, erano superiori all'uomo, e allora qualcuno li ha scambiati per dei. Ma queste divinità plurali, che compaiono veramente in tutto il mondo, quindi i Deva, gli Asura, gli Anunna o Anunnaki, i Teoi greci, gli Elohim biblici, i Tuatha De Danann in quella che è una zona che noi andiamo a ricondurre al Regno Unito, all'Irlanda, quindi sono veramente ovunque nel mondo, e la storia dell'umanità viene in qualche modo segnata da questa età dell'oro. Perché l'età dell'oro? Guarda caso dell'oro, perché gli uomini camminavano accanto agli dèi,
e con questi potevano parlarci e con questi potevano interagire e questi dei in qualche modo avevano la facoltà anche di prendere come mogli e talvolta anche mariti gli umani. E i primi, le prime linee di sangue da questo incrocio tra uomini e dei erano i cosiddetti eroi dell'antichità. Grazie di cuore Emilio Vaccaro, nuovo membro, veramente grazie di cuore. Li vedete come nomi scritti in verde e grazie a loro riusciamo a dare ben 8 contenuti a settimana, sia su questo canale che sull'altro. Dico, cioè, è molto più raccontato quando gli uomini presero le terrestri come spose e in qualche modo pensiamo a Hercules, Ercole, la prima discendenza in qualche modo aveva delle facoltà straordinarie sia per durata della vita che per forza, ok? Ma anche qui non dobbiamo ricordarci che spesso si raccontano un po' le storie di alcuni popoli prediletti che non erano gli unici. Quando andiamo a vedere, per esempio, in ambito biblico, siamo nell'Antico Testamento, siamo nel Gan Eden. Il Gan Eden è un recinto e quindi è un giardino recintato, e quando si narra la cacciata di Adamo ed Eva colpisce una frase: oltre a tu uomo lavorerai, tu donna partorirai con dolore. Adamo a una certa dice: sì, va bene, ma se tu ci mandi fuori di lì, quelli di là ci fanno fuori. Quindi lascia intendere che non erano i primi uomini e donne in assoluto, ma erano una sorta di particolare discendenza. Degli ominidi più selvaggi erano anche al di fuori del Gan Eden. Quindi questo ci fa pensare ad un popolo non erudito, non colto, e che probabilmente veniva usato solo per la forza delle proprie braccia. Probabilmente per estrarre minerali preziosi e oro per quelli lì. E io ancora di recente ho intervistato dei relatori che sono convinti, non mi hanno dato prova, ma hanno il forte sospetto che tutt'oggi in realtà questo materiale venga sicuramente usato per tutta una sorta di tecnologia, ma venga anche accumulato per qualcuno che di tanto in tanto arriva, prende e porta altrove. Interessante, eh? Il valore dell'oro e questa fissazione degli umani per l'oro non torna, perché è vero che è un materiale particolarmente luccicante, ma dopo che è stato lavorato, le pagliuzze d'oro, per esempio, nei fiumi, brillano come brillano tante altre. Ha valore? No, se non sai come usarlo. In battaglia non si può usare. Ha molto più valore, per esempio, il ferro, l'acciaio, perché con quello si facevano le armi. Avrebbe più valore, soprattutto per le popolazioni primitive, un materiale, un metallo che possa in qualche modo agevolarli in ambito bellico, molto più dell'oro, che poi veniva sfoggiato, e se pensiamo per esempio ai popoli dell'America centrale, del Sud America, questi Inca, questi Maya, questa fissazione per l'oro. Abbiamo fatto anche una puntata sull'oro di Padre Crespi e ci siamo uniti anche a loro, che in queste grotte veniva trovato in grande quantità. Ma perché proprio l'oro? E perché in tutto il mondo c'era questa fissazione? Evidentemente perché su loro c'è qualcosa che noi al momento non sappiamo. Un quarto d'ora, vediamo un pochettino che cosa riusciamo a, vediamo se riesce. Mentre io aspetto Susi, chiedo poi conferma allo staff se riesce in qualche modo a farla collegare, altrimenti io comunque vado avanti e poi cerchiamo in qualche modo di recuperare il collegamento. Mi scrive Manu Gianluca: su internet si trova una foto di Jacob Rothschild con i lingotti d'oro. Ecco, anche qui
schifosi signori dal cranio allungato, dolicocefali, anche loro avevano in qualche modo una fissazione per loro. E anche qui proviamo a pensare alla fissazione di molti popoli di arrivare a mettere in pericolo la propria prole pur di farli passare per qualcun altro, arrivando a modificarne la forma del cranio pur di farli passare come discendenti di quelli lì, per assicurargli un futuro migliore. In più, non c'è popolo che non abbia la cultura per loro. Questo lo riscontriamo soprattutto nelle popolazioni tribali e soprattutto in un popolo nomade. Un popolo nomade derivante dall'India, che sono i gitani, dall'India o da una parte dell'India, perché poi racconterò, magari in qualche prossimo approfondimento, di come in realtà c'è una leggenda che narra di una sorta di cacciata da una terra in cui questo popolo nomade, i gitani, vengono in qualche modo messi in esilio, ricorda anche un po' la cacciata del Gan Eden, e che però di lì in poi siano in qualche modo destinati a vagare in eterno senza poter avere una terra, e che però tutti gli altri popoli abbiano in qualche modo l'usanza comune, come se fosse stato stretto un patto, che tutte le popolazioni rispettano, di dargli ospitalità, di dargli ciò che hanno bisogno, ma di non farli integrare nella propria cultura. Anche questo è quantomeno un aspetto da provare a tener lì per vedere poi se riusciamo a unire i puntini. Allora, mi dicono che ci stanno provando, ok, stiamo provando a farle entrare. Nel frattempo io comunque posso continuare. Perché? Perché a un certo punto, basti pensare anche al film Stargate, ogni volta che alcuni di questi venivano a contatto con gli uomini, con tutti loro, chi aveva progetti benevoli, chi in realtà cominciava a temerne il numero, perché gli uomini a una certa hanno cominciato a essere numerosi. E nei racconti sumeri, epici, anche biblici dell'Antico Testamento, si racconta di come a un certo punto abbiano cominciato a temerli gli uomini. Perché? Perché non c'è dittatura in cui a un certo punto della storia i molti si sono ribellati ai pochi. E nella storia evidentemente di racconti come questi devono essere accaduti, anche perché, guardate bene, questi dei sono mortali, ma anche le divinità greche, piuttosto che si racconta che c'era il modo di ucciderli, oltre al fatto che gli Elohim, che alcuni di questi scendevano in battaglia accanto agli uomini e morivano accanto agli uomini, un po' come per esempio abbiamo anche l'esempio di Tolkien, che fa scendere in battaglia eserciti misti di uomini ed elfi. E badate bene anche qua, gli elfi sono mortali, ma vivono semplicemente molto più a lungo. Hanno facoltà e conoscenze tecnologiche decisamente più avanzate, hanno conoscenze magiche più avanzate, ma gli elfi possono essere anche corrotti, di qui l'origine degli orchi. Quindi qualcuno di quelli lì, e poi a una certa, finisce per essere corrotto e parte una sorta di dualismo in chi è in qualche modo alleato dell'uomo e chi no. Ok? Quindi Enki ed Enlil. Qualcuno, Enki ed Enlil, c'è questo mito sumero in cui uno era più benevolo nei confronti dell'uomo, l'altro no. Nell'Antico Testamento troviamo anche dei racconti in cui a un certo punto viene proprio detto che viene messo un limite all'uomo, perché quando hanno cominciato a temerlo, per esempio la durata della vita, basti pensare che nell'Antico Testamento la durata della vita era decisamente più lunga, i primi uomini, Matusalemme, eccetera, facendo il calcolo, vivevano centinaia di anni, ma a un certo punto è stato messo un freno. C'è anche questo racconto in cui anche
per ragioni molto banali, e qui non può essere fantasia, perché questi dei che camminando nei campi degli uomini dicevano: ah, questi fanno chiasso, fanno le loro schifezze, non sono puliti, non sono in qualche modo, ci possono portare anche le malattie, possono ribellarsi, mettiamogli un freno. E anche qui mettiamogli un freno, come? Proprio come una sorta di OGM si agisce sui telomeri, che è questa capacità di autofotocopiarsi delle cellule, autoriprodursi, ma proprio come le fotocopie, più ci si fotocopia e più in realtà perde di nitidezza, no? Questo è l'invecchiamento umano spiegato in soldoni proprio ai bimbi delle elementari. E con l'accorciare di questi telomeri scientificamente si può accorciare quella che è la vita umana, ed è stato messo un limite. Il limite, raccontano, che è stato quello di 120 anni, lasciando intendere che prima era decisamente più lunga, e lasciando intendere che se oggi, invece che agire a livello di OGM, ci lasciassero vivere normalmente, potremmo arrivare a 120 anni. Perché non ci arriviamo? Perché a un certo punto questi dei sono partiti, ci sono dei racconti che dicono se ne sono andati, un po' come la scena finale del Signore degli Anelli, quando gli elfi se ne tornano a casa loro, portano con sé i più meritevoli e se ne tornano, e da quel momento non sono più stati visti ufficialmente. Non essendo visti ufficialmente, noi non sappiamo se non abbiano messo i loro emissari, ma che cosa sappiamo? Sappiamo che hanno continuato e vogliono continuare ad agire sulla lunghezza della vita degli uomini, che guarda caso, con inquinamento dell'atmosfera, inquinando le acque, inquinando l'aria, e soprattutto con cibo che è veleno, perché tutto ciò che è OGM nel cibo, provate a pensare a tutti i cibi che stanno diventando sempre di più velenosi per l'essere umano: le farine raffinate, gli zuccheri raffinati, il glutine, sono tutti elementi che a lungo andare ci stanno veramente indebolendo, infiammando e andando ad agire anche su quanto è più corta la vita dell'uomo. Per cui, se fu di 120, domanda, chiedo anche in chat, quant'è ora realmente, quanto è lunga ora la vita dell'uomo? Ci hanno dato un'altra bella accorciata, perché siamo intorno ai, mi pare, 80 per le donne, 75 per gli uomini, di media, Se così fosse, hanno accorciato di un ulteriore quarto, ok? Quindi da 120 a 80 hanno tolto altri 40 anni, anzi, in questo caso un terzo, ok? Hanno ridotto di un terzo. Anche qui, hanno ancora paura? E allora ecco che siamo in un momento storico in cui c'è un'altra sorta di ribellione. Proviamo a pensare all'attualità, proviamo a pensare a che cosa sta accadendo negli ultimi anni, e con quanta velocità le persone stanno cominciando a capire, con quanta velocità gli umani stanno in qualche modo cominciando a ribellarsi. A chi? Agli dèi? No, perché ufficialmente non sappiamo più chi sono, anche se la frase "fecero l'uomo a loro immagine e somiglianza" ci dà da pensare, e anche se questa grossa questo grosso impulso all'ospitalità in alcuni popoli del mondo, in realtà, andando ad approfondire, raccontano che alcuni popoli sono molto ospitali, perché quando incontrano uno straniero hanno comunque sempre il dubbio che sia un umano, che sia uno di quelli lì, lasciando intendere che è molto complicato distinguere se sei di fronte a un essere umano o uno di quelli lì. Per cui spesso, soprattutto in alcune tribù, in alcuni posti anche più remoti del mondo, si viene accolti subito, si viene aiutati da tutta la popolazione, e l'ospite è sacro. Questo perché è un antico retaggio, probabilmente non abbiamo la verità in tasca, ma provate a vedere quanto è affascinante questa teoria. Un antico retaggio per cui l'ospite è sacro, perché non sai
se si tratta di uno di quelli lì. Quindi non ti conviene essere in ospitale con qualcuno che si presenta alla tua porta. Ok? Questi qui non sappiamo se ci sono ufficialmente, di sicuro ci sono i loro emissari. Di sicuro c'è qualcuno che vanta potere in nome del sangue di quelli lì. Il famoso sangue reale, il famoso sangue blu, che compare in tutto il mondo. In Oriente, in Cina, dicono che l'imperatore, perché è il legittimo erede, il primo discendente, ha una linea diretta di discendenza con i dragoni, con il popolo venuto dal cielo. Ok? Stessa cosa anche, per esempio, lo troviamo in Africa, lo troviamo in Asia, in Centro America, e anche tutte le famiglie regnanti, per esempio dell'antico continente, in Europa e non solo, i nobili, vantano un sangue particolare e in nome, in virtù di questo, si arrogano il diritto di comandare. Mi sembrano discorsi antichi, e provate a vedere i reali del Regno Unito, d'Inghilterra, provate a vedere ancora tutte le famiglie reali tuttora esistenti e che tipo di vita fanno e che tipo di etichetta e che tipo di retaggio hanno e abbiano, soprattutto tendente al non mischiare il sangue, al non cercare in qualche modo di mischiarsi, di tenerlo più puro possibile. Questo non ce l'hanno solo i regnanti, ce l'hanno anche tutta una serie di popoli più piccoli che tendono a non mischiare il sangue. Anche i gitani non sono molto contenti di mischiare il sangue. Provate a pensare, per esempio, alla religione ebraica, che non mischia il sangue. Provate a pensare a tutte, fatemi anche un po' di esempi, di tutte le culture che tendono a non mischiare il sangue. E di lì anche la dicitura sangue misto, che compare veramente in tutto il mondo. In tutto il mondo la dicitura sangue misto nasconde veramente tutta una serie di assonanze e di, in qualche modo, problemi che chi porta questo tipo di sangue è costretto in qualche modo a sopportare. Ho fatto più o meno mezz'ora, chiedo anche al mio staff come siamo messi per far entrare Siusi, altrimenti io vado avanti, perché fra l'altro questo tipo di argomento ormai, diciamo che lo padroneggio anche abbastanza. Gianna ci dice ci si sposava tra cugini, ok, allora io mi dedico un po' alla chat e vediamo se ci raggiunge Siusi per la seconda parte, se no vado avanti io e vediamo un pochettino. I Baschi, bravissimo Thanos, i Baschi, la Sardegna, sono tutti popoli, chissà se fra l'altro c'è qualcuno che è un sangue misto. Alberto cita anche David Icke, su qualcosa sono d'accordo con David Icke, non su tutto, confesserò questa cosa, si perde un po' in alcune cose, ma in buona compagnia, ma sempre secondo il mio umile parere, non è detto che, però vediamo un pochettino, ok, quindi va bene. Una zia di 93 anni sta benissimo. Ecco, guarda, se per questo, visto che avete citato anche la Sardegna, ci sono anche dei popoli che, guarda caso, per quel tipo di sangue l'età media è decisamente più lunga. Uno di questi è proprio la Sardegna, in cui è uno dei posti al mondo, insieme al Giappone, insieme ad altre, in qualche modo, eccezioni, poche eccezioni, in cui ci sono diversi ultracentenari. Quindi qualcosa si è conservato, guarda caso, in alcune isole. Poi c'è chi dice anche il particolare tipo di dieta, piuttosto che ok, ma sono d'accordo in parte, perché la dieta influisce per metà. Io penso che sia veramente un retaggio di sangue, di discendenza, di DNA. Ok, mi dicono che stanno provando a farle entrare. Non vi preoccupate, io tanto comincio anche con l'altra parte. Che cosa accade a un certo punto? Accade, come abbiamo detto, che questi popoli, lo raccontano in diversi, a un certo punto vanno via. Vi voglio anche far riflettere in tutta una serie di
di punti comune da unire, in cui di solito questi qui, che erano anche un po' schizzinosi nei confronti degli uomini, facciamo una riflessione insieme, proviamo a pensare a tutte le ritualistiche in cui gli uomini, per entrare nei luoghi dove una volta si narrava ci fossero questi qui, i templi, si dovevano lavare benissimo, disinfettare tutti, cospargersi di incensi, perché dovevano gli uomini in qualche modo, proprio per la paura che potessero portargli anche malattie, li facevano lavare tutti, disinfettare, mettere anche i vari incensi, disinfettanti, eccetera, eccetera, e pochissimi uomini potevano parlare con questi qua. Prima che dessero di andarsene via, questi stavano nei punti più inaccessibili, spesso anche in alto, e sull'alto, per esempio sui vari monti, il Monte Olimpo, piuttosto che anche la mitologia nordica, eccetera, sempre molto molto in alto, basti pensare all'Himalaya, eccetera, eccetera, in punti molto molto in alto, probabilmente per il tipo di ossigeno, quindi un'area più rarefatta, una pressione diversa, ma soprattutto per il non essere raggiungibili dagli uomini. E i sacerdoti, o comunque una casta scelta per fare da tramite fra questi qui e il popolo, dovevano in qualche modo utilizzare tutta una serie di procedure che troviamo uguali in giro per il mondo. Vi voglio anche raccontare questa. In India le case hanno tutte il tetto piatto, e il tempio, che è fatto a punta, i templi erano gli unici fatti a punta, e la leggenda narra che in realtà questi qui, anzi quelli lì, si spostassero con dei vimana, che alcuni di questi erano fatti a campana, basti pensare ai vimana di Hitler, no? Quindi oggetti volanti fatti a campana, e laddove su una casa si posava un vimana, avevamo la casa col tettino a punta, e voleva dire che uno di quelli lì era sceso ed era in quella casa lì, che poi è diventata un tempio. Quindi anche questa usanza, che questi arrivassero, solo in alcuni punti, e che questi venivano in qualche modo usati anche come templi, ci fa molto riflettere sull'origine di alcuni luoghi religiosi, non tutti, per altri poi c'è anche un discorso energetico, ne abbiamo parlato in altre puntate, ma non possiamo sottovalutare anche questo dato. E poi a un certo punto questi qua, non contenti, non hanno neanche più voluto parlare con i loro emissari, hanno preferito dare ordini da più lontano dove? C'è chi ha detto sono tornati su, ma magari se in altre epoche hanno preso un velivolo o un veicolo volante, noi li vediamo andare su, ma poi non vanno su, magari vanno semplicemente più lontano. Ne diciamo una, abbiamo parlato anche domenica di questi luoghi a noi inaccessibili, probabilmente oltre il circolo artico, oltre i ghiacci dell'Antartide, la logica vorrebbe di sì. La logica vorrebbe che se i monti e i punti più in alto non hanno reso gli uomini, non hanno scoraggiato così tanto gli uomini che potevano andarci a parlare, questi a un certo punto abbiano trovato un altro luogo, come dice Giana, o dentro la terra o oltre i ghiacci, in un posto che a noi non ci è consentito andare. Basti pensare a Truman Show, quando questo arriva e trova il muro. Perché? Perché oltre chi c'è? Il regista, c'è tutti quelli che hanno pensato questo gioco per lui, ma lui non ci può andare, ma non è che non ci sia niente, c'è il regista, c'è tutta, ci sono i cameraman, ci sono i tecnici, ci sono tutti gli spettatori di questo oscuro reality show di cui Truman ne era inconsapevole, no? E che prova abbiamo di questa cosa? Io personalmente non trovo altre spiegazioni se non in qualche modo il radunarsi in terra antartica, fra l'altro tutti nello stesso periodo, di personaggi quali i reali, i politici, il patriarca Kirill, lo stesso astronauta riciclato per il finto allunaggio, un po' anche lì, perché? Perché in qualche modo devono in qualche modo
impartire delle indicazioni o degli ordini a chi dovrà poi portare questi ordini sulla terra, e che sia tutto un gioco di dinamiche, ma fra le parti più basse della piramide. L'ultimo pezzo della piramide è staccato, presente il dollaro, l'ho già detto anche in altre puntate, il vertice, l'ultimo triangolino è staccato, come a dire c'è separazione, sicuramente per retaggio, per lignaggio, per specie diversa, ma anche perché non c'è, cioè è staccato. Tutto ciò che riguarda i piani più alti del resto della piramide sono connessi, i politici, le multinazionali, le lobby, come fra l'altro con le stesse tecniche descritte dalla Bibbia tengono soggiogati gli uomini, quindi con il debito, con la creazione del denaro, con un sistema che è fatto per contenere, per far perdere tempo, pensate al concetto di lavoro, quindi come uno in realtà sprechi gran parte del suo tempo, sprecando la risorsa più preziosa, perché se 80 anni sono passati da 120 anni a 80 anni, non gli bastava e hanno messo un qualcosa per distrarre gran parte del tempo dell'uomo, perché da 0 a 10 anni si è bimbi, dai 10 ai 20 adolescenti, oltre ai 18-20 anni si entra nell'età adulta, ma devi cominciare a lavorare, devi cominciare a lavorare. Fra i 20 e i 30 sei ancora particolarmente distratto dalle ambizioni, dagli ormoni, dal procreare, dalla famiglia, eccetera, eccetera. A una certa si arriva a essere uomini e donne intorno ai 40 anni e, per esempio, in ambito ebraico è quella l'età che viene indicata migliore per approcciare lo studio della Kabbalah. 40 anni. Perché? Perché si è in qualche modo arrivati a un'età in cui non si è ancora preda degli ormoni, si può in qualche modo, non si è ancora preda delle ambizioni, quel che si aveva da costruire lo si è fatto, si è cresciuto anche magari la prole che non è più nei primissimi anni, per cui c'è un po' di trambusto, e ci si può tranquillizzare e studiare e capire quel che sono le domande esistenziali: chi siamo, da dove veniamo, che senso ha la vita, perché siamo qua. Per ovviare a questa cosa, perché poi c'è anche il, tra l'altro facciamo anche un po' un sondaggio, quando vi è venuto un po' il dubbio che non è come vi stavano raccontando? La classica domanda: che ci faccio qui, perché sono qui, che senso ha la vita? Ecco, su questo veramente vorrei fare un sondaggio, perché c'è un'età che arriva un po' per tutti, ma io penso che essendo noi, avendo noi radunato quel che sono poi le pecore nere, le anime in qualche modo, i bambini indaco, le anime particolari che sono arrivate qua, si abbia in qualche modo un'età decisamente più bassa. Io sono dell'idea che, fra l'altro, oggi siamo quasi 2000 persone, e in queste 2000 persone solo nella parte in diretta siano veramente persone particolari. Vedo a 12 anni, a 16 anni, a 46, a 45, adesso dice intorno ai 30 anni, ne abbiamo veramente un po' per tutte le età. Ma provate a pensare, se fossimo in una società che a noi sembra utopistica, in cui non si deve lavorare per tre quarti della propria vita, perché se la giornata è fatta in linea di massima di 12 ore, se 8 di queste tu le passi a lavorare, comprensive anche il fatto del mi sveglio, mi preparo e arrivo al lavoro, e poi dal lavoro torno a casa e riesco a tranquillizzarmi, non rimane più nulla, rimane la sera, quando noi riusciamo a fare un po' di dirette. Ma non è un po' poco un'ora, due ore al giorno per i più fortunati da dedicare a questo tipo di ricerca, a questo tipo di domande, a questo tipo di argomenti? E allora è qui che quelli lì hanno avuto di nuovo ragione. Provate a pensare alla potenza di un popolo che non deve lavorare H24 per soddisfare i bisogni primari. La bella macchina, il vestito firmato, l'ultimo smartphone non sono bisogni primari. Con il consumismo, il denaro, ma soprattutto il debito, e provate a vedere, lo abbiamo detto sempre, perché si accaniscono sull'Italia? Perché l'Italia, soprattutto in ambito europeo,
oltre che a particolari tipi di energie che arrivano qua e che arrivano da sempre, la culla del Rinascimento, la culla della cultura, il maggior numero di opere d'arte al mondo concentrato in questo paese, e non è un caso, abbiamo anche il retaggio di generazioni che hanno passato la vita a lavorare, perché siamo in qualche modo anche il frutto di intere generazioni che non si sono volute la vita, hanno lavorato, accumulato e basta, per cui abbiamo come Italia il paese con il maggior numero di proprietari di case, di conti correnti senza debiti, e questa cosa gli emissari di quelli lì devono in qualche modo andare a ovviare, perché se il benessere porta, una volta che tu ti sei comprato la casa, hai un conto in banca e non hai debiti, forse cominci quantomeno a prenderti un part time e a goderti un po' di più la vita e a trovare delle risposte, a farti domande, che è l'ultima cosa che quelli lì vogliono. Perché che cosa puoi capire? Puoi capire, facendoti domande, che le risposte ci sono e che non stanno più in qualche modo riuscendo a controllare le risposte. È un popolo che si sveglia, se capiscono che quelli lì ci sono e capiscono anche dove sono, presto o tardi qualunque tipo di dittatura è destinata a crollare. Le catene più difficili da spezzare sono quelle che non si vedono, ma una volta che le si ha intuite, è un po' come Pollicino, ad andare in giro io posso non vedere le catene ma comincio a percepirle. Posso non vedere quelli lì, ma posso riconoscere perfettamente quelli che sono i loro emissari, perché lo sono ormai da secoli e portano anche gli stessi cognomi, sono stati stupidi e seppur di tanto in tanto cambiano nome, il retaggio è lo stesso, quindi la Matrix è svelata, il velo di Maya è tolto, facendo finta che nessuno si deve sentire in qualche modo toccato da questi argomenti, ma il gioco è svelato. E allora presto o tardi uno lo studia e viene ridicolizzato, un altro capisce che lo studio era fondato, il terzo a mano che le generazioni vanno avanti prende per buono, il quarto li va a cercare, il quinto li trova. è un film già scritto, ok? Quindi su questo, adesso fra l'altro poi chiedo anche conferma, non so, vediamo se poi il nostro staff se riesce a collegarsi anche per l'ultima parte, io volentieri, altrimenti ditemi un pochettino, avendo fatto anche tre quarti di puntata, ci rimane un quarto d'ora e vediamo se la facciamo insieme, oppure abbiamo notizie di Susi, se no io ho davanti, tanto penso che il sesto gonfia, dicono sì. E allora, però, anche qua, però a cantare vittoria c'è un ultimo ostacolo, perché quando questi qui sono stati sul punto di essere scoperti, e su questo c'è l'ultimo quarto, chiedo se si può collegare, se no dico parto con l'ultima parte, sì, quando questi qui stanno per essere scoperti, provate a pensare quale può essere la loro ultima contromossa. Un piccolo reset, e la storia ci racconta che ce ne sono stati diversi. Quando un popolo, un'umanità, non è più tanto controllabile e finisce per ribellarsi a loro, in estrema ratio provano a resettarla e a ricrearla più docile, più mansueta, più ammaestrata, più addomesticata. Perché anche qua, parlando anche con antropologi, la cosa che mette un po' i brividi è che l'essere umano è stato in qualche modo osservato e studiato. E la cosa che mette i brividi è che riporta tutte le caratteristiche degli animali che sono stati addomesticati. Agire sull'aggressività, agire sul il gene della ribellione, quindi l'aggressività, il testosterone, la forza, anche l'orgoglio, l'identità. Provate a pensare in questi ultimi anni che cosa stiamo vedendo. Le nuove generazioni confuse,
tolto anche tutto ciò che poteva essere il militare o che potesse dare in qualche modo anche sicurezza o fiducia, quindi tutto ciò che è fisico, quindi vanno a mettere le ansie, vanno a mettere i farmaci che in realtà danno dipendenza e moltiplicano queste ansie, vanno a toccare l'identità, vanno a confondere, vanno a agire anche dal punto di vista ormonale. Provate a vedere, prima o poi chissà se anche con tutti i farmaci che sono stati dati ai bovini, agli animali di allevamento, anche a tutti gli scandali in cui negli anni 80, ve li ricordate gli scandali degli omogenizzati degli anni 80, che in realtà contenevano ormoni e quindi c'era magari uno sviluppo precoce in alcuni bambini, e hanno scoperto poi, mettendo tutto a tacere, che riguardava la carne contenuta ai farmaci degli omogenizzati, eccetera, eccetera. Da quanto tempo stanno agendo su quelle che sono le generazioni, provando a capire, provando a confonderli, provando a indebolirli? In realtà io penso che con tutti gli OGM, con cibo sempre più spazzatura, con un cibo che ha più elementi nutritivi, quindi stanno agendo anche per esempio sull'acutezza, sull'intelligenza. Cibi che contengono molto zucchero, danno proprio un danno e un rallentamento delle funzioni cognitive. Le farine troppo, doppio zero, le farine raffinate, le farine di OGM agiscono anche sulla capacità di concentrazione. In più, anche lì, complici le scuole, tutto il bambino è troppo vivace, farmaci, il bambino è vivace, e allora non riesce in qualche modo, consigliano terapie. È tutto deleterio, è tutto fatto per essere, allora ci dicono se possiamo chiamarla, facciamo una cosa, allora, vabbè, finisco il discorso, adesso chiamiamo Susi per questa parte, però provate a pensare tutto ciò che hanno provato a fare come se si fossero in qualche modo un po' arresi e presi dal panico. L'ultimo piano era l'Agenda 2030. L'Agenda 2030, adesso non voglio sfociare troppo in attualità, ma comunque è accaduto qualcosa, quindi in ogni caso sarà 2025. Giustamente ci dicono anche il fluoro, il talco, bravo alle guida, cioè c'è tutta una serie di elementi che sono stati introdotti anche nelle nuovissime generazioni, e qui mi fermo, perché se no gli ultimi 10 minuti dovrei farli sull'altro canale per evitare la censura. Allora, ci hanno chiesto di chiamarla. Come facciamo? Facciamo che la chiamo col viva voce o grazie di cuore Daniele Di Stefano. Facciamo così. Io intanto la chiamo e vediamo un po'. Dite se poi la sentiamo, ma io non avendo un buon... avendo solo le cuffie, non ho un microfono ambientale, forse conviene che Mesbet, se tu riesci ad aprire il tuo microfono e la chiami tu, secondo me capiamo meglio rispetto a io e lei che parliamo a viva voce. Domanda. Se no, per gli ultimi 10 minuti si può anche fare via telefono. Vabbè, io provo, dopodiché vediamo un pochettino che cosa riusciamo a fare. Eccoci, allora siamo in diretta. Aspetta che allora, se è in diretta audio, mi dite da casa se in chat se sentite bene Suti, se io e lei parliamo così. Mi dicono ok. Se mi date la... Sembra di sì, ok. Allora, facciamo così. Siamo riusciti, colpa mia, io No. sono... Dai, tanto poi la recuperiamo e facciamo insieme, così mi racconti un po'
quello che stai lavorando, il buon management magari ci mette una foto e in base a quello che tu ci... si sente ma malissimo, aspetta che provo a vedere. Allora, così meglio o peggio, amici? Pronto? Sì, provate a vedere un pochettino, perché qualcuno mi aveva detto di sì, adesso proviamo a vedere se così è meglio. Allora, prova a raccontarci un pochettino da dove nasce l'idea e in qualche modo il tema degli umani creati come schiavi. Razza schiava. Abbiamo fatto... qualche mese fa, perché 2 o 3 mesi fa, e aspetta, allora aspetta, prova adesso. Sì, ecco, abbiamo fatto un incontro proprio su questo tema, razza schiava, no? Sì. Mi senti adesso? Sì, sì, come sì. Va? Sì, sì, ti sento. È un incontro appunto con diversi relatori, perché secondo me era importante, l'ho fatto assieme a Nicole Ciccolo, perché secondo me era importante mettere insieme una serie di informazioni che girano, no, nell'ambito nostro, sì, lo definisco nostro, ma che a volte sono scollegate, ognuno la pensa come vuole. È chiaro che io, che mi occupo da tanto tempo, diciamo volgarmente, del tema degli antichi astronauti, no? Partendo appunto dalle intuizioni di Sitchin e andando ad approfondire gli aspetti archeologici, storici e soprattutto dei miti. Ecco, vedo in questa manipolazione dell'essere umano al quale tutti noi siamo sottoposti, no? Siamo chi più chi meno, ecco, e c'è anche un motivo perché chi meno e chi più. ecco, vedo che questo tipo di manipolazione non è che viene dal nulla o che viene perché adesso si sono inventati qualcosa o perché qualche anno fa ci sono stati dei personaggi importanti che si sono incontrati per mettercela in quel posto, voglio dire, no? Per definire qualche cosa del genere umano adesso. La storia ci insegna che questa cosa viene da molto lontano, ed è un progetto, secondo me, poco umano, per non dire non umano, che ha origini molto, molto, molto indietro nel tempo. E quindi ecco, questo tentativo era proprio il tentativo di mettere insieme un po' le persone che lavorano sui temi della manipolazione, di quanto noi in questo momento appunto siamo costretti a, siamo stati costretti sicuramente con la mamma, siamo sottoposti a un cambio epocale che va in una certa direzione e che ci lascia un po' per strada, e che ci lascia per strada anche perché appunto interverranno cose che appartengono più al transumanesimo che all'umanesimo. E mettere insieme appunto chi analizza un po' questo da un punto di vista, diciamo, dell'oggi, e chi invece da tempo ha sempre cercato di trovare la risposta nei miti o trovare la risposta molto, molto indietro nel tempo. Il punto, mi senti comunque? Sì, sì. Sto parlando. Io ti sto ascoltando, sì, sì. Benissimo. Spero che anche le persone che sono collegate, mi dispiace tanto che non ci vediamo. Ecco, il punto di svolta fra questi due momenti di analisi è sicuramente il
lavoro che sta svolgendo anche Pietro Buffa, che è un tutto genetista, tra l'altro ci conosciamo perché adesso cioè, è a Bologna lui, per cui abbiamo avuto occasione di parlare in tanti momenti. Ecco, e questo è un punto di svolta perché se il mito racconta una creazione dell'uomo non dal nulla ma da altri elementi presenti e una trasformazione diciamo nell'uomo così come lo conosciamo, così come siamo, no? E lo racconta molto bene. Appunto un testimone di questo chiaramente è tutto il lavoro che ha fatto Victor Nunzi, un lavoro che ho fatto io, lo propongo, perché questa della dea che creò l'uomo non è solo l'identificazione di una dea che è appunto la dea madre che è presente in tutto il mondo, che si continua a anche addirittura ad adorare, no? In varie condizioni, in varie situazioni, in vari luoghi del mondo, e comunque che è presente dappertutto. Quindi è l'identificazione di quella dea madre famosa che è stata sempre così molto presente e all'origine addirittura di ogni senso spirituale, no? E non è solo un archetipo, non è solo il senso della natura, non è solo l'immagine della natura, ma è qualcosa d'altro, è qualcosa che ha una presenza reale e nei miti, e quindi proprio in questa analisi che si può fare seguendo il lavoro di Sitchin, ma anche approfondendo, no, da parte nostra, di chi ha voluto approfondire questi temi. C'è proprio un mito che parla di questa dea che fa l'uomo e lo fa in modo pratico, intervenendo sul sangue proprio sul DNA alla fine. Io adesso recentemente sono andata a Berlino e ho visto non solo al Pergamon Museum, no? Al museo di Berlino, non solo ho visto la bellissima porta di Stahl, no? Che è famosissima. La cosa incredibile che mi ha lasciato veramente di stucco è che prima della porta di Stahl c'è la porta di Uruk, e la porta di Uruk, potete vederlo questo filmato se andate su Misteri per Caso, se andate su Siusi, se andate sul mio YouTube, eccetera, lo potete vedere. Questa porta di Uruk vede due personaggi, due sculture, uno è Enki e una è Ninma, ed è evidentissimo che sono un uomo e una donna, hanno in mano una ampolla, cioè, strano come cosa, e la decorazione è una doppia elica. È pazzesca questa cosa, mi ha veramente colpito, perché pensavo fosse solo un'immagine di questa, ma invece era la porta di Uruk, quindi importantissima, no? Tra l'altro Uruk era diciamo la città di Nanna, no? Un'altra dea molto importante, e quindi che si può identificare con poi gli star, poi alla fine, no? Quindi è star accadica, e quindi questo è il contributo che portiamo noi che studiamo, diciamo, e che ci appassioniamo al tema dei miti e li andiamo a leggere. Ma poi ecco, interviene un genetista come Pietro Buffa e ci dice che l'uomo ha le caratteristiche della domesticazione, cioè l'uomo è è frutto di una domesticazione, perché ha delle caratteristiche che ce lo fanno capire. Allora gli scienziati, diciamo, dicono l'uomo si è autodomesticato, ma capite che
è abbastanza impossibile, no? Probabilmente noi possiamo capire qualcosa solo se accettiamo che c'è stato un intervento, e questo intervento ha teso a costruire, parlando con, come parlava Cicci, un laboratore primitivo, cioè quello che serviva era un laboratore primitivo. Dopodiché l'uomo ha avuto varie evoluzioni che sono state dovute sia all'intervento di questi, sia alla propria, come dire, a tanti elementi che sono intervenuti. Quindi c'è stato una maggiore libertà e una maggiore possibilità di scelta e una maggiore possibilità di essere, come dire, anche in parte, insomma, libero di scegliere, ecco, fino a un certo punto. Ecco, ma... tra l'altro, Susi, basti pensare, adesso senza dire qualche parola di troppo, no? Ma quando parliamo di OGM e di interventi che ci furono in passato sul genoma umano, anche qualcosa accaduto dal 2020 in poi, senza nominarlo, ma c'è una sorta di fissazione per fissare e agire sul DNA tuttora in corso, per chi lo ha accettato, no? Adesso perdonerai la sponda, ma ci siamo capiti tutti, ma fa capire anche... Certo, ci siamo capiti, certo. Perché è su quello che alla fine intervengono i cambiamenti. Cambiamenti che o appunto, come dire, cioè è l'intervento più definitivo, oppure anche, diciamo, i cambiamenti che ci portano sempre di più verso una strada di transumanesimo, ecco quello che chiamiamo. Bravissimo. Così, adesso ci siamo abituati a chiamarla così, no? Cioè questa idea, in fondo, io lo dico così con dispiacere, no? Ma che alla fine l'umano sia un po' obsoleto, no? Cioè, obsoleto oppure... Si dice obsoleto, ma si legge serve più addomesticato ancora. Ovviamente io ho detto chi lo ha accettato, ma sappiamo che c'è stato un ricatto, quindi in realtà io vorrò poi parlare e parlo tuttora di forza dello spirito e di atto di volontà alla base di qualunque cosa, per cui anche chi viene ricattato riuscirà, ne sono sicuro, a in qualche modo combattere anche un tentativo di manipolazione, perché alla base perché, non c'è la volontà. Ecco, perché, scusa se ti interrompo, ma è proprio, viene a fagiolo, perché noi, io lo racconto nel mio libro appunto La Dea che creò l'uomo, noi abbiamo il sangue del ribelle. Evidentemente c'è una percentuale in noi, no? Che ha anche questa caratteristica. È un tema, è un modo romantico, adesso lo metto in modo romantico, ma è scritto il ribelle, cioè quello che era il capo della rivolta, un po' il sindacalista, no? Che a suo tempo appunto fa ribellare anche tutti gli altri, no? E si presenta di fronte agli dei più importanti, chiamiamoli, diciamo, agli annuna più importanti, dicendo non andiamo avanti così, noi non continuiamo a lavorare, non continuiamo a fare questo lavoro. Questo è scritto nel mito, io lo riporto. Guarda, solo. Questo si chiama Weyla, e con lui, col suo sangue, viene fatto l'uomo. Quindi c'è un elemento in noi che ci fa essere pecore nere. C'è un elemento in noi di ribellione, così come c'è un elemento in noi, e lo dice la dea Ninma, perché si sa che c'è uno spirito nell'uomo. Quindi questa differenza, no? Questo elemento che noi abbiamo, no? di spirito, se vogliamo, e anche di spirito ribelle. Guarda, no? ti voglio dire anche questo, che è questa la ragione per cui mi fa essere ottimista, perché nel cercare di arginare qualcosa non hanno fatto altro che compattarlo, e il mondo nuovo sta facendo conoscere persone che erano mischiate
insieme agli altri che magari non si sarebbero radunati così velocemente tutti insieme, da cui nuove amicizie, nuovi amori, nuove famiglie e nuovi figli di sangue sempre più ribelle portano per forza di cose un'accelerata alla loro fine, perché o arriverà qualcuno che guiderà una ribellione, oppure i ribelli troveranno un posto, un altro posto dove stare, e ci sarà una convivenza pacifica in pecore bianche e le pecore ribelli, così non ci dicono Sì, neanche. la pecora nera, cioè, essere pecore nere, voglio dire, è proprio, io lo leggo all'inizio dell'incontro che abbiamo fatto e che ci tengo a dire, appunto, lo pubblicherò, cioè pubblicherò ogni incontro, Marco Pesce è riuscito, che è un relatore, che è parlato all'inizio con un tema molto universale, molto largo, diciamo che è proprio questo degli ingegneri del cosmo, quindi come dire, se noi abbiamo avuto a che fare con questi personaggi che chiamiamo Annuna, no? È perché in realtà questi o sono dei predatori o sono insomma, cioè non era proprio gente raccomandabile, voglio dire, no? E comunque, e forse hanno fatto anche qualcosa che magari non dovevano fare, no? Il creare l'umano, che Il famoso produrre l'umano, rubare il produrre fuoco agli l'umanità, dèi, ecco. perché non è proprio, hai capito? Perché probabilmente può anche essere che non sia, diciamo, non, 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 può anche essere che non avessero il permesso di farlo, diciamo, rispetto a una specie di ONU galattica, non so come dire, no? La Confederazione. Guarda, il Una ruolo di confederazione Prometeo. galattica alla E quindi può essere anche, le ipotesi sono possibili, tutte, naturalmente siamo talmente folli che pensiamo a una cosa di questo tipo, quindi, e prendiamo i miti come cronache, e quindi se tu fai già questo lavoro è chiaro che andiamo avanti per questa strada. Ecco, quindi è probabile che fare l'uomo, creare un uomo, un essere umano, che abbia le caratteristiche, diciamo, che abbia al suo interno anche lo spirito, come viene ripetuto più volte nel mito, perché si sappia che c'è uno spirito nell'uomo. Guarda che è pazzesco una frase così, no? E nello stesso tempo, appunto, questo uomo fatto anche con un sangue ribelle, se vogliamo, no? È creato anche con un sangue ribelle, che è un sacrificio da una parte di un essere, che oltretutto è un essere di loro, no? Cioè, quindi, che ha le caratteristiche di questi personaggi, insomma, di questi extraterrestri, chiamali come vuoi, ma e nello stesso tempo però ha anche questa caratteristica, appunto, della ribellione. Io trovo che questo mito sia di una bellezza sconvolgente e soprattutto di una crudità, no, crudità non si dice, però molto, è molto crudo, ecco, Certo. è molto pratico, e fai fatica a pensare che sia un mito che sta facendo, come dire, un discorso di creazione dal nulla o cose di questo tipo, no? Cioè lì c'è proprio un'intenzione. E l'intenzione di creare una razza schiava, dei servitori, ecco, come minimo, no? Ecco. Che però nel tempo cominciano ad avere con questi un rapporto sempre di sudditanza, no? Ma proprio diverso, perché poi la cosa sarà perfezionata in un Ganeden, quindi è questo il motivo per cui Adamo ed Eva della Bibbia, insomma, sono in un Ganeden, sono in un Eden, e lì, come dire, sono stati isolati per essere meglio, come dire, migliorati, no? E poi vengono cacciati fuori, no? E la frase biblica, partorirai con dolore, è fatto, come dire, dicono alle donne, no, non è una, come dire, non è una condanna o è una cosa, no, gli dicono solo guarda che avrai problemi nel parto, perché l'essere che nasce, il bambino che nasce ha una testa grossa, perché è sviluppato in quel senso e non è sviluppato
e lo dovrai accudire, ma fondamentalmente non sarà facile il tuo parto. Ma non è una condanna, è un fatto. È un dato di fatto. In più, guarda, Susi, se pensiamo proprio al parto, oltre che una riflessione che poi vorrò fare con te sullo spirito e sul fuoco da cui Prometeo che lo ruba agli dèi per darlo agli uomini, in realtà proprio sul parto, anche qui antropologi hanno detto comunque c'è qualcosa di strano rispetto agli altri animali che abitano questo regno, per cui l'uomo arriva senza istruzioni sulla terra e proprio per la grandezza del cranio rispetto al bacino della donna, in realtà la gravidanza dovrebbe durare molto di più, ma è come se la gravidanza venisse fatta metà dentro e metà fuori, un po' come i canguri, no? Quindi è vero, sì. In realtà anche quello è stato fatto e abbozzato velocemente, ma è una caratteristica decisamente anomala in ambito della natura, no? Certo, ed è una dimostrazione che c'è qualche cosa che non quadra, diciamo, nell'aspetto dell'evoluzione darwinista, no? Darwiniana, nel senso che quale specie mai può sopravvivere se c'è un tale problema nel parto? Cioè proprio già all'origine, cioè, se voi avete visto i parti degli animali, del vostro cagnolino, del vostro gatto, per dire, no? della mucca, può succedere qualche problema, ma di base è più facile, meno doloroso, meno problematico, meno rischioso. Voglio dire, io ho visto un cagnolino adesso, ha partorito cinque cagnolini, cioè, no? E quindi che poi oltretutto si sviluppano anche con una certa velocità, anche se sono mammiferi, quindi si devono attaccare al seno, cioè tutte queste cose, no? Però cioè, non è così problematico il parto degli animali. Mentre invece quello umano è problematico, e a me viene da pensare che probabilmente la stessa Linma abbia detto o quegli altri abbiano detto mi spiace ma sarà difficile, cioè partorirai con dolore, cioè, avrai un po' di problemi, perché il bambino avrà delle caratteristiche che non sono quelle appunto fertilitanti eccetera, sono quelle umane, quindi un po' di qualche cosa di cambiato, cioè, rispetto alla normale dato di natura. Oltre al fatto che rimane comunque disadattato per il resto della vita, perché cambia l'ambiente a proprio piacimento, perché non riesce a integrarcisi, e laddove accade qualcosa tutti gli animali lo sanno, comunicano, sono parte della natura come Pandora, come i navii, e l'uomo che guarda caso in Pandora arriva come agente alieno in quanto estraneo ad un sistema, non capisce nulla ed è sempre l'ultimo a sapere le cose, in qualche modo sa distruggere ma non sa capire, non riesce a integrarsi in un ambiente che ha tutte le caratteristiche del non essere fatto per lui. Sì, è vero, e si deve adattare in mille modi, e poi deve, ecco, poi anche tutti quegli aspetti, voglio dire, della tecnologia, di tutto questo, no, è proprio un dato che maneggia malissimo, no? è proprio un dato che ci differenzia oggettivamente, insomma, abbiamo bisogno di tante cose per poter sopravvivere, e abbiamo questa tendenza proprio innata a una evoluzione della conoscenza, a un'evoluzione della tecnologia, una rivoluzione, cioè, ci piacciono tutti quei giochini lì, no? È più difficile che siamo in natura, no? Solo in natura, ci piace comunque, ecco, spaziare sia mentalmente sia tecnologicamente, no? Con quei giochi lì.
Io penso che appunto l'elemento della nostra domesticazione sia il punto per capire come si possono manipolare, perché altrimenti non sarebbe possibile. Ma avete mai visto i cani? Cioè, i cani sono il massimo del manipolato, no? Sì. Cioè, proprio l'abbiamo fatti noi, abbiamo fatto delle cose, secondo me degli orrori a volte, no? Suddivisi i cani proprio con per dei problemi necessità. addirittura, no? Quello per lavorare, quello per fare compagnia, quello per... Quello perché, quello piccolino, quello più grande, quello con il... Ma mamma mia! Beh, oppure quelli, scusate, magari voi li amate molto, ma cioè io li, tutte le volte mi fanno un po' compassione. Quelli che, come si chiamano quelli tutti, con tanto, con tutto quel come posso dire, quella carne, insomma, non so come si chiamano, la però pelle che fanno in anche fatica a eccesso. respirare, no? Ah, col muso schiacciato, di lì Sì, hanno anche anche... proprio, se tu Certo. pensa che livello di intervento, no? Che abbiamo agito su questi animali che magari erano il lupo, cioè il lupo, no? Da, tra il lupo e il carlino... È tutto così, no? Certo. Cioè, voglio dire, il gallo, cioè il lupo, che diventa il pollo, capito? Ecco, brava, guarda, perché poi... Il lupo che diventa il cane obbediente, è tutto questo, perché? Perché l'elemento è quello, è un elemento di manipolazione, di io intervengo su di te facendo in modo che tu abbia delle caratteristiche particolarmente, capito, che servono a me, no? Allora certo. Devi essere obbediente e seleziono chi è più obbediente, devi essere assertivo, devi essere buono, devi essere, no? E quindi produttivo, guarda. Con queste premesse. Sì, guarda, mi viene in mente per esempio la razza bovina come è cambiata e come in realtà non ci sia più, mi viene in mente una sorta di reset per quella razza bovina molto fiera, quasi indomabile, che regnava fino a qualche decennio fa in Europa, forse un secolo fa. I primi bovini erano indomabili, no? Di lì l'aggettivo anche indomabile, e siano stati con la selezione, con l'intervento sempre di più provate a pensare anche a quello che accade a loro, quindi raggruppato, studiato, suddiviso, selezionato, diviso e in qualche modo incentivato e amplificato le differenze fino a crearne di molto molto diversi gli uni dagli altri. Ma che cosa li accomuna? Il fatto di essere in qualche modo utili a qualcuno, così come in realtà... Certo, esatto, siamo utili, perché dovevamo essere utili anche in questo. Grazie. Quindi di cuore, Mauro. con queste premesse la nostra libertà, cioè la definizione di noi stessi e la definizione di noi stessi nella libertà di una umana, no? Nella quale è molto difficile, no? È molto accorgersi. Sì. C'era Burger, no? Che diceva: la prima cosa, tu devi capire che sei schiavo, che sei manipolato, che sei, cioè, tu, prima di tutto devi capire che la tua mente non è tua, non so come dire, no? Certo. Prima devi capire quello, cioè se non capisci quello non puoi partire, non puoi cercare un altro te, non puoi cercare quello che sei realmente, non puoi cercare la tua definizione, no? Guarda. E poi chissà se la troviamo, però sicuramente partire da questo per me è importante, per prendere in esame questo elemento, perché quando noi parliamo appunto di come ci comportiamo, di quanto appunto siamo pecore, no? Oppure così, forse la risposta potrebbe essere questa. Guarda, ed hai è citato... un po' impressionante, ma nello stesso tempo, cominciamo.
mettere le cose a posto, capito? Hai Ecco. citato non a caso la pecora che fra l'altro se lasciata in natura gli crescerebbe di continuo la lana fino quasi a ucciderla e soffocarla, Sì. è proprio l'inadeguatezza alla vita libera, perché da questi Gan Eden sono usciti sia l'uomo ma anche gli elementi per aiutarlo, quindi tutta una serie di modifiche genetiche sui vegetali, sui Certo. cereali, sulla patata, su rendere tuberi non in qualche modo adatti all'uomo, li hanno modificati geneticamente, o sono stati modificati geneticamente per dargli anche da mangiare, così come le galline, le pecore, gli animali da cortile hanno subito anche loro un trattamento che li ha resi, e vi invito anche a cercare ognuno, le proprie, a fare ognuno le proprie ricerche, quanto siano diversi ora i cosiddetti animali da cortile rispetto agli animali originari, perché qualcuno è rimasto, qualcuno non c'è più, come molte specie di bovino. Questo per capire che in realtà nella fattoria, quindi in realtà il vero fattore non c'è, e l'uomo altro non è che un ulteriore animale del cortile di qualcun altro. Sì, ma ecco, per dire, è chiaro che in tutte le culture, io ne ho viste tante, no? In tutte le culture, soprattutto originarie, diciamo così, c'è questa idea che ogni cosa sia dono degli dèi, no? C'è sempre questa presenza di questi personaggi, in Sud America, no? Ci sono i tre. C'è una femmina e due maschi, no? Che giravano, volavano, andavano e insegnano come partorire addirittura. Io sono andata in un posto, vi invito sempre a, scusa se lo faccio, però se... Prego. Prego, prego. Non ti sento più. a vedere i filmati. E ci sono tutti i filmati che ho visto su questo tema e li ho messi lì, sono pillole, no? E ce n'è uno dove si vede in Patagonia, ero, no? E lì era proprio il racconto era di questi tre che arrivano e lei, la femmina, insegna anche a partorire alle donne, perché appunto il parto è un momento molto difficile, insegna a partorire e ci sono disegni, no? Non fatti da lei, ma fatti dagli uomini, dagli esseri umani, che appunto fanno vedere come ci sono questi grandi, questi personaggi, di solito con la testa grande, come succede in Akakus in Africa, no? Oppure eccetera, ecco, e questo questa e gli dèi danno questi doni agli uomini, no? Quindi per esempio, non so, mi viene in mente adesso quando parlo, penso al Perù, penso alla Bolivia, quindi penso anche alle Ande, no? E penso alla coca, alla foglia di coca, no? Sì. La foglia di coca è una cosa che serve per poter stare là sopra, perché un essere umano se sta a 4.000 metri non riesce a lavorare, no? Guarda, ci Lavora e perché c'ha il volo, e per esempio tutti gli indio, no? Che hanno questo, che tengono la foglia di coca arrotolata in bocca, no? E anche quello è un dono degli dèi, per dire, no? Ma è funzionale, no? È funzionale Chiedono, al lavoro in questo Susi, prima caso. forse è andata via al telefono, dove trovano questi video di questi tuoi viaggi? Li trovano anche, vabbè, li trovano sul mio YouTube, quindi se mi volete mi cercate e mi trovate. Io sono Susi con tutte le Y e il mio YouTube si chiama nomadizziamoci.it, ma se mettete su YouTube, si usi, mi trovate. E lì ci sono tanti video, tantissimi video. Poi sul libro La via che creò l'uomo ci sono i QR che inquadrati ti portano immediatamente a vedere questi filmati. E sono tanti, sono 80 filmati e questi filmati sono tutti relativi al tema. Della dea, diciamo, e al tema e a tutti i luoghi che io ho visto e dove ci sono dei riferimenti. Quindi, non so, Africa, allora l'Akakus, o
o che so, quando sono andata in Togo in una cerimonia voodoo dove si parlava appunto di questa dea che sarebbe la Jemanja della sangria, no? Sì. E via, insomma, no? Dove c'è la sincretizzazione di quello che viene dall'Africa, quindi tutti gli dei che sono presenti in Africa poi vengono sincretizzati in America Latina, no? Nei Caraibi, insomma, Cuba, eccetera. Quindi, e poi ci sono invece gli altri posti dove sono andata, all'Aft, per esempio, all'Aft, pensa, una dea importantissima, molto pre-Islam, no? Che ho trovato a Palmira. E ce ne sono tantissime, cioè Malta, la dea di Malta, no? La dea degli templi di Malta, sì. È l'isola proprio della dea Malta. E poi Çatalhöyük, sono andata anche là, e poi insomma veramente ce ne sono tantissimi, tantissimi filmati che mostrano un po' quello che ho visto, no? E quindi potete vedere anche voi andando sul libro e andando a inquadrare i QR. Ok, guarda, io fra l'altro, essendo arrivati all'ora e mezza, quasi, intanto ti voglio comunque ringraziare anche tu per non esserti arresa e per essere per aver partecipato a questa strana diretta, però devo dire effettivamente i nostri amici, poi dateci un feedback, ma penso che si sia capito tutto benissimo, anzi è come se fossimo stati in sintonia, perché la prima parte mentre tu provavi in realtà ha aperto proprio le porte a quello che tu ci hai raccontato sul finale, quindi come se l'avessimo provato, Susi. Nulla accade per caso e siamo riusciti a fare questa puntata. Vedete come la vita alla fine ti porti qualche difficoltà, ma per chi è caparbio va avanti, alla fine tutto accade e tutto scorre lo stesso. No, ma probabilmente, cioè, io non lo so, c'è solo il telefonino non lo so, c'è stato qualche problema. Non ti preoccupare, siamo riusciti. Siamo riusciti lo stesso. Io in tutto ciò... No, ma vedi come sarò incapace di affrontare l'intelligenza artificiale, vedi come proprio... Che invece mi interessa anche, perché anche tutto questo è estremamente umano, no? E questo... pensa come siamo, cioè che eredità abbiamo, cioè, dentro di noi, no? Da una parte appunto questo rischio, no? E che è costante di essere manipolati, di essere rigirati, no? Come vogliono gli altri, no? E come vogliono questo. E quindi questo è il progetto del, come dire, un progetto non umano che va avanti da millenni. Questa è invito tutti a pensarla in questa cosa, no? A ragionare su questo. Sì. Il fatto di aver fatto questo incontro è proprio un po' per quello, per aprire, sì, queste cataratte, no? Che secondo me ci daranno poi molto da pensare. E poi... provare a vedere come andare al di là, diciamo, dei nostri... cioè di quello a cui siamo arrivati finora, no? Andare al di là e aprire di più il tema. Grazie. E quindi se mi permetti, invito tutti a seguire sul mio YouTube, Susi appunto, a seguire questi interventi che andranno a cadenza due a settimana. Sì. E quindi cominceremo con ottobre, con martedì, il primo martedì di ottobre, e poi il venerdì, e andremo avanti così per 10 incontri, 10 okay, interventi. E mi piacerebbe moltissimo se sei d'accordo che appunto magari riusciamo anche a comunicare anche con noi, certo, insomma, no? Sì, quindi, sì.
come si diceva, no, l'estratto che si può fare. Certo, noi rimaniamo in contatto e cerchiamo di fare qualcosa assieme perché merita sicuramente un approfondimento, daremo tutta la visibilità del caso e poi ci dobbiamo vedere anche dal vivo, perché adesso io sabato, fra l'altro mancano pochi giorni, invito anche il buon Mesbet a mettere la locandina perché io sabato vi aspetto tutti a Finale Ligure, ci sono ancora dei posti disponibili, prenotate, siamo veramente in tanti insieme a Cogerino, Baietti, Prefumo, Ratto, De Graia, a me e un sacco di amici a Finale Ligure. Il 28 ottobre, Siusi, sei anche tu invitata al compleanno, il terzo compleanno di Facciamo Finta Che a Torino, mi farebbe un sacco piacere se tu riuscissi a venire e in ogni caso il 18 novembre vengo a casa tua, vengo a Bologna, a Bologna una bellissima conferenza, ecco lì, ti bene, aspetto. Bene, il 18 novembre. Sì. No, comunque ci vediamo sicuramente prima e comunque ecco questo, cioè secondo me è un po', cioè come dire, è un elemento che bisogna mettere, no? Nell'analisi che vengono fatte sulla nostra condizione attuale. Non per chiudere il discorso chiaramente, per aprirlo, per capire come poter liberarci davvero, diciamo, dal gioco. E non a caso c'era appunto Gianmarco Landi, poi, no, che oltre a, certo, a Pietro eccetera, c'era Gianmarco Landi che ci ha parlato degli aspetti del denaro, perché con cosa ci tengono per le, no? Certo. Ci tengono con il denaro, ci tengono con, e non solo, poi naturalmente c'era anche in questi interventi, c'era anche Silver Nerruti che ha lavorato proprio sulla comunicazione, no? Certo. È la comunicazione che è l'altro elemento di manipolazione, è l'elemento di manipolazione per eccellenza, no? Certo. Cioè, se ti informano in un certo modo, se ti danno una certa sensazione, se ti danno una cosa, tu reagisci perché tu ce l'hai dentro sta cosa, no? Tu sei preparato a reagire in un certo modo, ecco. Quindi solo con la coscienza e solo rimanendo molto umani in questo senso e molto consapevoli, continuare a essere pecore nere, insomma, si può, magari anche lupi bianchi, voglio dire, c'è anche bellissimo. Bellissimo finale. Grazie Susi e io ti mando un abbraccio grandissimo, ci vediamo presto. Dai, bene, forte coraggio. Grazie, sempre. Scusate ancora se non ci siamo visti, ma ci vedremo presto. Grazie. Ciao, grazie, ciao a te. Ciao, grazie. E sulla parte finale, prima ancora del promo, vi voglio veramente ringraziare perché io mi trovo talmente bene ormai da 3 anni tutte le sere con voi che riusciamo comunque sempre a fare una puntata, riusciamo sempre a raccontarci delle cose anche proprio per l'energia che arriva anche da chi ci sta guardando, tanta gente. Io chiedo anche se apprezzate il nostro lavoro, oltre un immenso grazie ai nomi scritti in verde che sono gli abbonati, e fra l'altro no, chi può si abbona anche per chi non può, quindi questo è veramente un valore aggiunto. Ma se ci volete aiutare ad arrivare a 100.000 iscritti, visto che al momento siamo quasi 70.000, basterebbe che potete mandare questo video a chi sapete essere interessato all'argomento, e vi voglio anche dire che sempre più persone saranno interessati a questi argomenti, e invitare un amico o una persona di cui parlate di questi elementi, guarda, di queste cose se ti va ne parliamo tutte le sere, un gruppo di amici, tanti amici in giro per il mondo che ne parlano su questo canale, Facciamo Finta Che, guarda, te lo metto io, dammi il cellulare così, iscriviti, attiva la campanella e vedrai che alla sera avrai in qualche modo sempre una puntata o su Facciamo Finta Che o su Gianluca Lamberti. Per Facciamo Finta Che diviso per playlist, quindi per argomenti, ne trovate veramente per tutti i gusti, per tutte le sfumature di discorsi che
sempre a parer mio, io ho indicato un percorso per unire dei puntini insieme e l'ho fatto con oltre 600 video e 3 anni di lavoro che potremo celebrare a Torino, o semplicemente con un nom in chat, mettendo l'om in tutti i canali, anche sugli altri canali YouTube, anche su tutti i social, mettendo questo link e condividendolo sul vostro Facebook, X, Twitter, Instagram, Truth, piuttosto che Telegram. Condividetelo veramente o mandatelo su via SMS e via WhatsApp a chi in realtà sapete essere interessato. Questo ci aiuta tanto, anche lasciando un like o mettendo un cuoricino, un pollice in su anche sui vari gruppi Facebook, canali Facebook. Quindi facciamo finta che è Gianluca Lamberti TV su Facebook, facciamo finta che è Gianluca Lamberti su Telegram, sul sito www.facciamofintache.com un sacco di articoli stanno arrivando e poi c'è il grosso progetto che i nostri sostenitori, chi anche ci fa le donazioni, può anche, stiamo facendo degli appuntamenti mensili dove facciamo vedere in questa sorta di raccolta fondi come stiamo investendo, in quali progetti stiamo investendo quelle che sono le donazioni. C'è già stato il primo, abbiamo fatto un webinar per i sostenitori di Facciamo Finta Che, per chi se lo fosse perso e volesse in qualche modo recuperarlo, scrivete alla mail che vi facciamo vedere che amici@facciamofintache.com, perché proprio gli amici sono coloro che ci aiutano anche economicamente, con entusiasmo, con energia, venendoci a dare una mano anche in prima persona, perché ci sarà anche magari bisogno di chi magari non ha soldi ma ha energia, dice io vengo, vi aiuto a mettere a posto, io vengo e sono un falegname, io vengo e so mettere a posto quella parete. Perché? Perché avete capito che è un posto fisico. Quindi usciamo da YouTube, non dipendiamo solo ed esclusivamente da YouTube, ma visto che si parla di mondo nuovo, si parla di rinascimento, e allora ci serve un posto. E noi questo posto l'avremmo trovato, dipende anche da voi. Grazie di cuore Mesbet e tutto lo staff io ho fatto i primi 50 minuti da solo, ma in realtà in 50 minuti tutto lo staff ha cercato di contattare Siusi, gli ha fornito più che assistenza, sta cercando in qualche modo fino all'ultimo di farla partecipare, non si sono arresi neanche loro e infatti devo dire che sono molto contento di come sia riuscita la puntata. Imprevisti ci sono stati? Sì, la puntata è venuta bene. Secondo me sì, secondo voi? Fatecelo sapere anche nei commenti. Grazie di cuore, vi aspetto domani sul canale Gianluca Lamberti. Facciamo finta che sia tutto a posto. Anzi no, dai, facciamo finta che sia l'opposto. Facciamo finta che sia tutto come ci raccontano loro, senza alcuna possibilità di replica. Facciamo finta che chiunque non si sia esposto dovrà pulirsi la faccia per il resto dei suoi giorni con la carta igienica. Facciamo finta che. Facciamo finta che. Facciamo finta che si tratti solo di un caso, anche se il caso non esiste. Facciamo finta che la maggior parte della gente non sappia vedere più là del proprio naso, perché così tante pecore tutte insieme non si erano mai viste. Facciamo finta che ci sia un disegno ben preciso e che nulla accada all'improvviso. Facciamo finta di sapere quali sono le loro prossime mosse, come provando ad anticiparle. Facciamo finta che possiamo davvero cambiare le cose, in fondo basta solo tirare fuori un po' di palle. Facciamo finta che non ci siamo fatti ma con una dose e siamo ancora vivi con le spalle il doppio più larghe. Facciamo finta che l'intelligenza artificiale sia una benedizione. Sì, facciamo finta che lo sia in buona parte. Che a sapere certe cose poi come si fa a non starci male, dannazione. Facciamo finta che sia tutto un piano studiato a regola d'arte. E che comunque se succede qualcosa qua ci arriva tutti in tempo puntuale il messaggio It's Aller. Facciamo finta che sia solo un'illusione. E che la situazione attuale non sia nient'altro che la nostra proiezione mentale. Facciamo finta che per qualcuno siano ancora cose astratte. Il resto sta a te. Facciamo finta che oltre alla tua vita può salvarne molte altre.